Buonasera, buonasera a tutti, bentornati sul canale Atleta League. Dopo l'intervista di questa mattina, so che siete rimasti tutti lì ovviamente ad aspettare la live, l'intervista della sera, ma nel frattempo che ci raggiunge il nostro ospite, senza che ve lo spoilero, tanto sta scritto nel titolo, volevo fare i soliti ringraziamenti, visto che non l'abbiamo fatti già questa mattina, a chi dietro le quinte fa girare tutto quello che c'è da far girare, Mattia Mingione in regia, colui che tutto vede e tutto tocca, Andrea Buzzau, che oggi potete vedere anche lì dietro il buon vischio alla moderazione della chat, e il generale Nicolò Masini che tutto fa funzionare. Quindi io appunto andrei a chiedere innanzitutto se abbiamo la presenza del buon Franco Depp 99 che era impegnato in gara. Ah no, è ancora impegnato e possiamo dire ingarellato, ingarellatissimo nelle sue sfide su Rocket League, perché è proprio questo il tema un po' della serata, l'intervista al buon Francesco, al buon Franco Depp 99, che oltretutto è stato anche il nostro caster, il caster di Atleta League per il torneo di Rocket League. Questa sera lo andremo a stuzzicare un pochino, andremo ad approfondire un po' di più la sua conoscenza, come si suol dire. E nel frattempo vedremo effettivamente il suo livello quando andrà ad affrontare, a sfidare chi si è iscritto, diciamo, chi ha voluto attraverso i canali social di Atleta League sfidare il grande, il buon Franco Depp 99. Eccolo qui con la maglia d'ordinanza, giustamente. Aspetta, io mi abbasso un po' perché nel frattempo giustamente Mattia mi fa segni strani, mi abbasso per avere un po' di aria sopra la testa, così i capelli prendono vento. Sei andato via, Franco? Sì, ma no, non lo so, è un problema mio evidentemente, e non ti preoccupare, non ti preoccupare. No, no, va bene, tutto risolto, il danno semmai è sempre nostro, non ti preoccupare. Come ti sta? Io lo sento qua. Ah, in live non ti sentono. Ah, ecco qual era il problema, però adesso risolviamo subito. Nel frattempo io stavo facendo notare giustamente il tuo outfit che ti sei portato a casa dal torneo vittorioso. Non sei l'unico, ovviamente, perché quelle polo, bisogna dire, sono andate assolutamente a ruba. Abbiamo avuto spettatori del torneo che le hanno desiderate a lungo, le abbiamo anche regalate e vediamo se comunque riusciamo a risolvere. Abbiamo ben due, se non tre sfidanti questa sera e vedremo farli in qualche modo. Vedremo se Franco sarà in grado di appunto sostenere questa pressione. Vorrei chiedergli quanta pressione sente, però assicurandoci che siano tutti in grado di. Ok, stiamo facendo. Parla Franco, parla, proviamo. No, se n'è andato. Torna. Sentite ora? Ora io ti. Anche gli altri ti sentono, ok? Sistemiamo solo. Perfetto. Ci siamo tutti. Franco, batti un colpo. Io non vi sento in questo momento, scusate se. Ah, tu non senti me adesso, perfetto. Ok, adesso mi senti. Perfetto. Abbiamo risolto tutto. Dicevo, sei pronto a questa sfida stasera? Sono prontissimo e ho già cercato, insomma, di raggruppare qualcuno dei ragazzi per sfidarci, quindi sono curioso perché, diciamo, mi sono messo un po' sul piede di guerra in qualche modo, perché ho detto questa sera chi mi sfida lo voglio vedere dare il massimo, perché sanno, insomma, che io non sono assolutamente un talento in quanto a Rocket League giocato e con il giusto impegno.
Giulio, anche te con un joystick alla mano ti assicuro che riusciresti tranquillamente a battermi, quindi insomma voglio vedere chi stasera addirittura a batterti. Guarda, allora dipende dalla giornata, io dico sempre quando il vento diciamo tira a mio favore allora posso regalare anche qualche emozione, perché sposta la palla di Rocket League il vento. Esatto, la palla va è anche un pochino la mia skill, esatto, sì. Mentre quando tira a mio sfavore è terribile. Ecco, oggi sembrerebbe tirare a mio favore, quindi oggi non lo so, però forse in altra occasione potresti cavartela. Allora, nel frattempo fammi sapere se siamo già pronti, sei già in lobby pronto. Io sono già in gioco e immagino che devo appunto invitare la regia e a quel punto ci siamo in teoria, se non sì dovresti se non vado errato. La regia e Nicolò mi chiedeva l'accesso, giusto? Il generale ha bisogno dell'accesso al match privato, mandagli user e password ovviamente. Sì, ok, quindi facciamo così, vado a creare direttamente una O ci puoi anche invitare direttamente, no? Io sì, vi posso anche invitare, dovrei avervi aggiunto. Ok, allora è la cosa migliore. Esattamente, vi procedo con invitarvi così possiamo anche partire, che insomma io sono stracurioso di vederti all'opera, ho visto che ti sei un po' scaldato prima, esatto. Va detto. Sì, assolutamente. Ma sicuramente hanno fatto altrettanto anche i tuoi sfidanti, quindi... Adesso possiamo vederti. Senti, nel frattempo, visto che li hai già reclutati, conosci questi player che hanno lanciato la sfida? Sono tuoi, diciamo, membri della tua community o no? Sono totalmente sconosciuti? Allora, sicuramente qualcuno ci sarà dei nostri, spero, altrimenti facciamo una figuraccia, io lo dico subito. No, a parte gli scherzi, credo di sì, poi ecco, spero di non vedere nomi importanti, ma insomma non credo, perché insomma se mi vengono a sfidare io faccio già una figuraccia di base, se inizio a vedere anche nomi importanti... Però potrei... è segno di stima se un giocatore importante viene a sfidarti, no? È un segno di... mica sì, di disprezzo, sì, poi... no assolutamente, però diciamo che a quel punto potremmo vedere una partita forse un po' troppo a senso unico, però è divertente anche quello, io lo dico, sfidare personalità più forti all'interno di un gioco, ma in generale nello sport ti dà sicuramente un punto di vista insomma più ampio e ti mette alla prova sempre. Quindi io direi, sono andato a creare la partita, a meno che non avessi sbagliato insomma a digitare. Dovrebbe essere una partita con nome atleta, password atleta. Se abbiamo un primo sfidante, può entrare. Vedo che anche la regia è all'interno. Quindi direi che siamo pronti. Esatto, noi siamo pronti. Lo sfidante ha bisogno quindi di entrare qui. Sì, sanno già come funziona, immagino, se sono pratici con Rocket. È stata creata la partita privata con nome atleta e password atleta. Basta appunto, ecco qui, vedo che c'è un XXX arancino pronto all'interno della privata, quindi se fosse... XXX arancino, il primo sfidante. Sembrerebbe così, ha preso la palla in mano. Chiedo al notaio, quindi conferma, era lo sfidante predestinato XXX arancino. Arancino? Ci dicono di no. Ma lo sfidante ha accesso alla partita, quindi? Attenzione, c'è un Lele. E purtroppo va bene, è il va bene, ma noi sfidiamo ma tutti. Lele. Nel frattempo io sono entrato, non so se... Vai, tanto noi ti guardiamo. Ma sì, nel senso alla fine ogni sfida deve essere affrontata come se fosse una finale di Champions, tu sei... Assolutamente d'accordo, ecco, io non sono... attenzione perché è entrato un secondo, qui c'è qualche problema, ragazzi, vi ricordiamo di entrare una alla volta in modo tale che lo svolgimento è... niente, mi sa che sta entrando più di uno. Questo potrebbe essere un problema. La partita è tra Arancino e me. Ragazzi, cerchiamo di evitare sovrapposizioni. Purtroppo questo è un problema terribile di Rocket League.
che, dato il nome e la password, purtroppo possono verificarsi problemi di questo genere. Nel frattempo Arancino passa in vantaggio. Arancino ha segnato subito e ti ha messo al tuo posto. Attenzione, perché c'è un Orens all'interno che sarebbe, diciamo, indicato che uscisse. Sì, no, Arancino, in realtà la partita dovrebbe essere la tua, però ti dico, se Orens non riceve la comunicazione a questo punto, non so. E niente. Allora, guarda, Orens... io farei una cosa, Franco, a questo punto. Dimmi. Se è possibile, o cambiamo direttamente il nome e la password. Esatto, ce lo mandi in privato, così noi lo giriamo ai contendenti. Va bene. Mi sembra saggio. Giustamente tu hai rivelato. Ho così comunicato, esatto. Di solito funziona. Ci provo in live, dico, diciamo, appunto, sempre a sfruttare un po' il conto sulla, come posso dire, sull'onestà. Ecco, in questo caso purtroppo però non ha funzionato. Faremo una privata, certo. Appunto, privata, come giusto che sia. Facciamo una privata in modo tale che, esatto, poi il notaio possa consegnare le giuste chiavi di accesso al diretto interessato. Ma l'hai lavata nel frattempo la Polo, Franco? Sì. Assolutamente sì, e ti dico, l'ho lavata anche con un po' di preoccupazione, perché la volevo tenere così, insomma, come nel fatidico gioco. Il profumo, esatto, di Tops. Esattamente, doveva rimanere un po' così, e è quasi un peccato, però insomma l'abbiamo lavata, ecco, abbiamo purtroppo dovuto procedere in questo modo. Allora, io intanto sto creando la partita, ma deve uscire la regia dalla vecchia partita, altrimenti non me la fa startare. Nel frattempo io procedo ad inviare il nome alla regia, in modo tale che lo può comunicare allo sfidante, insomma. Ok, lo mando qui. Niente, ho sbagliato. Terribile. Allora, la sfida comunque è stata lanciata, oltre che ovviamente sul canale Twitch di FrancoDep99, anche attraverso i canali social, la pagina Instagram di Atleta League. E assolutamente. Abbiamo avuto discrete partecipazioni, ti dirò, quindi probabilmente anche per questo è dovuto il momento di impasse, insomma. No, vabbè, ma dobbiamo decidere chi può partecipare, oltretutto chi è online in questo momento, perché bisogna dire che abbiamo notato che spesso anche la presenza, la partecipazione a un torneo, come anche ad Atleta League, che poi mette in palio bei premi, spesso è stata, come dire, presa un po' sotto gamba, quello che arriva in ritardo. Sì, diciamo, sì. Bisogna sempre un po' contare, come dico io, sulla correttezza, sulla puntualità poi dei partecipanti, che non è sempre però scontata. Però tanto siamo live, siamo qui, quindi scrivete adesso sulla pagina Instagram di Atleta League, così vi mandiamo in privato l'accesso, uno alla volta. Esatto. Uno alla volta potrete entrare nella sfida privata a FrancoDep99. Nel frattempo, Franco, se hai già fatto la nuova, hai mandato la password alla regia? Sì. Ho mandato, perfetto, sia alla regia che a... Sì, dovrei aver mandato sul gruppo, sul canale Discord, perfetto. Quindi il primo sfidante dovrebbe già iniziare a ricevere le credenziali. Ah, nel frattempo, visto che tanto dobbiamo fare questa intervista, io anticiperei una delle prime domande, che è quella di Rito, insomma. Come è stato l'impatto con la notorietà dopo aver castato Atleta League? Guarda, ti dico, è stata un'esperienza veramente, veramente bellissima. Io, un po' per scaramanzia,
tendo a non dire le cose che faccio, nel senso tendo a dirle solamente negli immediati momenti appunto che precedono poi l'evento, perché ho paura di caricarmi delle responsabilità che poi non si sa mai le cose come vanno, insomma. Però ti dico, è stata una prima esperienza per me dal vivo, insomma, quindi non online, e come poi ti ho detto l'esperienza in sé è stata fantastica, insomma, e mi sono trovato veramente veramente molto molto bene, per cui ecco, mi avete dato modo in qualche modo di esprimere quelle che sono le mie passioni, quindi assolutamente positiva. Per quanto riguarda la notorietà, ecco, ancora firmo autografi, quindi ti dico però insomma mi sto abituando piano piano, mi sto abituando. Il prossimo firma copie, quindi di Franco Depp, no, firma copie, non si sa copie di che cosa, firmerai magliette, firmo le magliette, macchine di Rocket League, un po' tutto, diciamo, quello che capita. Palloni super, sì, tele, sì, che sì. vanno a vento. Ricordo poi una finale di Rocket League al Cardio Palma, nel senso che è stata rapidissima, no? Si è, sì, concluso con un 3-0 secco degli Armoni. Ma hai avuto, sì, modo di rivederli, seguirli dopo la finale? Ho avuto modo di interfacciarmi e, diciamo, scambiare qualche messaggio con Lele, se non sbaglio, che dovrebbe essere presente anche in chat. E, vabbè, allora lo salutiamo, ancora complimenti, eh? Sì, ancora complimenti per la vittoria. E ti dico, sono stati veramente, veramente bravi e veloci, soprattutto nel vincere, come appunto hai fatto notare. E alla fine, ecco, sono andato un pochino ad indagare, perché ero curioso di sapere appunto il loro rank. E mi hanno detto anche, mi hanno fatto questa confidenza che io, ecco, svelo adesso, quindi non me ne vogliano i ragazzi del Team Marmori, hanno detto che non stavano neanche dando il loro massimo. Quindi attenzione, perché addirittura, qualora dovesse esserci, sì, quando dovesse esserci una nuova edizione, come mi è sembrato di intravedere qualcosa, ma non voglio assolutamente spoilerare nulla, e attenzione a questo Team Marmoni, perché magari dando il massimo potrebbero anche riuscire a bissare, chi lo sa, insomma, staremo a vedere. Chi lo sa, non sarebbe la prima volta che in Atleta League si confermano campioni e vincitori. Nel frattempo però dovremmo avere il primo sfidante. Esattamente. Capitan Gigio, che ha accolto quindi la sfida di Franco. E io andrei a preparare la partita immediatamente, mentre, perché tanto ho visto Franco già caldissimo. Sì, 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 io... E il gol che hai preso poco fa non è... Ha un pochino... Era riscaldamento, ma ti dico, ha iniziato a mettermi qualche dubbio sulla mia preparazione, diciamo, per stream. Forse potevo fare qualcosina di più, speriamo non influenzerà, diciamo, l'esito di questa nuova 1v1. Vediamo un attimo come si sviluppa. Ti dico, con questo nome, Capitan Gigio... Mi mette un po' l'ansia, e ti devo dire, non ti nascondo che potrebbe essere un valido sfidante. Staremo a vedere, insomma, chissà se si riferisca a un qualche Capitan Gigio reale, oppure si è solo autoassegnato questo titolo. Sarebbe giustissimo. Vedremo se e quanto sia meritato questo esatto, titolo di capitano. Insomma, la fascia è un peso che va portato con rispetto, onore e tutti gli oneri che porta, ovviamente. Assolutamente d'accordo. Direi che quindi ci... quando vuoi, noi siamo pronti? Pronti e curiosi, allora... di vedere questa sfida. Allora, io entro nella squadra blu. Curiosi di vedere il nostro caster all'opera con macchinine e palla, come mi esatto, piace esatto. tantissimo chiamare questo gioco. Credo che Rocket League sia un nome, un titolo molto, molto accattivante, ma in qualche modo, non so, non rispecchia così tanto questo gioco. Vorrei chiamare un rebranding. Dici? Considera che già sì, c'è stato un... Ecco qui, io già ho preso gol, è la fine. Capitan Gigio mi sa proprio che, insomma, me ne suonerà in questa partita, perché lo sto vedendo già
abbastanza concentrato, attenzione, concentrazione che forse a me un pelino manca, ma è l'emozione, quindi bisogna un pochino rompere il ghiaccio. Ma è l'emozione, sicuramente anche la... il fatto che stiamo qui a farti domande, insomma, a metterti ulteriore pressione. Tu comunque concentrati, perché indossi una maglia importante, esatto. Quei colori vanno onorati, rispettati, quindi... e onorati, esatto. Chiaramente, come anche va onorata la sfida a Capitan Gigio, quindi non diamogli strada facile, per favore, almeno, se no poi vanno in giro a dire che, che è troppo facile giocare contro di me, poi anche, è quello il problema, ma è proprio l'ansia della maglietta, è quello il fatto, io mi sento, insomma, di portare una responsabilità più grande di me, e in qualche modo... Un onore, ma anche un fardello in questo caso. Ecco, qui che sbaglio un gol a porta vuota, praticamente. Un gol a qui, porta vuota, lo so. Poco da fare. Lo so, ma sono quelle le cose che porta la pressione, eh? Un esatto. Po' un Roberto Baggio alla finale dei mondiali 94. È qua però qui. Il nostro Eccolo Franco qui. riprende in mano le redini della situazione. Si va sull'uno pari, pallone al centro. E meno male, dai, 1-1, che adesso è importante, anche perché la riprendiamo quando ancora manca un sacco di tempo, più di metà partita, quindi la partita è apertissima, c'è poco da fare, potrebbe ribaltarla lui da un momento all'altro, magari chiuderla, o magari anch'io, qui volevo provare a bampare, ma bravo lui ad evitarmi. Qui sì, ho provato, diciamo, il contrasto di fisico, anzi direi di carrozzeria in qualche modo, e purtroppo però non è riuscito. Non è riuscito, e qua qui Capitan Gigio infila. Già. È la dura legge del gol, come quindi cantava il buon Max Pezzali. Va detto, alla, sì, fine, alla fine gli altri la spuntano, come erano, Mattia dalla regia, aiutami per cortesia. Gli altri segnano, certo. E poi vincono. qualcosa del genere, niente, qua è un po' proprio... così, vale per il calcio come valeva per Max Pezzali, vale tanto quanto in Rocket League per Franco Depp 99 che qui prende qui il 2-2, riusciamo sempre a rimanere rivincita. esatto, rimaniamo sempre con sembra che stiamo per perdere di mano la partita, invece poi facciamo quel passetto in avanti che in qualche modo aiuta e rialza un pochino il morale, dai. Quindi è importante. Si tiene quindi esatto, a galla, esatto. Franco con tutte le sue forze. Ci proviamo. Sì, è come un Leonardo DiCaprio attaccato alla porta di legno del Titanic. Speriamo di non fare la stessa fine. Perché so, finché rimaniamo attaccati è un bene, però poi speriamo che il finale possa essere diverso, ma con questo gol non sembra, per cui forse facciamo la stessa fine. È solo il 3-2, due minuti e mezzo ancora da giocarsi. La vedo. C'è tempo. C'è assolutamente tempo. Poi nel frattempo mi vengono altre domande, però io, guarda, me le segno. Me le segno, così te le faccio dopo, non ti disturbo adesso. No, ma io sono abituato a parlare, non è assolutamente un problema. Anzi, ti dico, se vuoi chiedere, insomma, sono tranquillissimo. Perderei lo stesso, quindi non ti preoccupare, non sentirti, insomma, in colpa. Va bene, però almeno potresti avere la scusa, te la do io. Ok, perfetto, esatto. Da assoluto ignorante del gioco, ma assolutamente curioso, le skin delle macchine, no? Ok. Conferiscono o meno una... nel frattempo qua Capitan Gigio allunga le distanze, Franco, attenzione, è pericolosissimo. Quest'volta niente pareggio. Influiscono, dicevo, sulle skin delle macchine, sul rimbalzo del pallone... più o meno angolato, più o meno forte in qualche modo? C'è chi dice allora, sì, c'è chi dice no. Allora
la forma della macchina, diciamo, non influisce al 100% sul... niente, qui proprio... Niente, qua... Prende il largo, lasciandosi naufraghi dietro di sé. Eh già, qui è un bel gol da parte sua. Ti dicevo, non è la forma che vediamo della macchina... bensì, oddio, avevo dimenticato di togliere i 5 gol come massimo. Però da una parte potrebbe essere un qualcosa di positivo, in modo tale che facciamo più partite. Abbiamo un Capitan Gigio vincitore. Ditemi voi, perché io di solito con i ragazzi Capitan live Gigio faccio così. Che è vincitore, esatto, della prima sfida. Vediamo se abbiamo già pronto in coda un nuovo sfidante. Ma... ah sì, sì, ce mi l'abbiamo, sembra di ce l'abbiamo Lelle, già, sì. Perfetto, quindi sì, volendo possiamo già startarne un'altra, che dire, quindi GG a Capitan Gigio, che si è fatto assolutamente valere. Assolutamente sì, una bella partita, bella fino al 2-2, poi dal 2-2 niente, mi ha calato 3 gol così, insomma, abbastanza tranquillamente da parte sua e con grande sofferenza invece da parte mia, e ha chiuso la partita. Grazie a te Capitan Gigio, che tra l'altro ci scrive, grazie mille, quindi gentilissimo Capitan Gigio, assolutamente da ripetere come partita, massima sportività. Però ecco, adesso entra il commento tecnico, no? Dove hai visto Gigio più forte di te? Allora, ti dico, mi è sembrato molto più reattivo nelle fasi di ripartenza. Io ho sbagliato molto di più su Rocket League in 1v1, diciamo che è molto importante non fare errori, quindi non concedere la possibilità all'avversario di sfruttare quindi questi tuoi errori e non sbagliare soprattutto nelle situazioni in cui il gol è lì, diciamo, che ti aspetta. Io purtroppo ho sbagliato in varie occasioni, quella, diciamo, del gol sbagliato a porta libera è una di queste, per fare appunto un esempio, e Capitan Gigio non ha fatto nient'altro che dire, va bene, tu sbagli e in qualche modo ne approfitto io per andare appunto in gol, quindi complimenti a Capitan Gigio che sfrutta i miei errori, ma devo dire mi sembrava anche un pochino vabbè, più esperto, è giusto, fa parte del gioco, fa parte dello sport anche quello di saper sfruttare le mancanze, le debolezze dell'avversario. Non è assolutamente un comportamento da tacciare in qualche modo. Vediamo se Lele invece è pronto, ha scaldato motori e gonfiato il pallone. Sì. Sì, quindi possiamo entrare. Probabilmente Lele sarà, diciamo, il secondo sfidante che porterà a casa ecco qui, io già... Vorrei far vedere alla targhetta campione Celso stagione 14. Io il campione Celso, ricordiamo, è il penultimo rank attualmente in ordine appunto crescente, quindi sopra il campione Celso c'è solamente attualmente il Super Sonic Legend, dove ci sono la maggior parte poi dei giocatori competitivi, quindi sulla carta parto svantaggiato, diciamolo. Per cui, beh, un rank che tu però hai raggiunto quante volte, Franco? Io? Facciamo prima dire quante volte cercherò di raggiungerlo in un futuro. Speriamo una. Attualmente, diciamo che nel passato non lo voglio dire per non vantarmi, ecco, diciamo così. O forse il contrario, però lasciamo il dubbio. Va bene, lasciamo il dubbio ai nostri spettatori, mentre il dubbio qua ce lo leva subito il buon Lele, mostrando un colpetto niente male, Un colpetto niente male, favorito una da un scarrozzata mio colpetto laterale. Sì. È stato bravo. Qui diciamo che sono stato io un pochino gentile nei suoi confronti e lui giustamente ha detto va bene, se me la metti così, cioè se mi fai un passaggio di quel genere io non posso non segnare, e giustamente oserei dire, però quindi, qua attenzione perché Lele va inventa... per il secondo 2 0, Lele su Franco Depp, a cui, cioè, però Franco dobbiamo concentriamo, questo è un signor gol, va detto. Questo è un signor gol, devo dire, non mi aspettavo mai che con quell'angolazione, insomma, potessi riuscire a metterla in porta, a quanto pare invece Lele, niente, oggi ragazzi, è impossibile, vabbè, insomma, diamo a Cesare quel che è di Cesare e a Lele quel che è di Lele. In questo caso mi sta veramente distruggendo sul campo,
e insomma bisogna dargli i suoi meriti, ma insomma un avversario un po' più abbordabile per me non si trova qui, solamente campionissimi che ci fa piacere. Notario, però, per cortesia, l'altro, selezioniamo meglio quindi gli sfidanti a Franco Depp la prossima qui, volta, per cortesia non fare, facciamo eh? Fare queste figure barbine ai nostri caster. Piuttosto possiamo chiedere a Lele di partecipare nella prossima edizione di Atleta League. Sicuramente Franco sarà contento di commentare le sue partite. Contento e, sì, e più nel ruolo, diciamo, no? Qua Lele si porta la palla dove, dove vuole, ci fa quello che vuole. Sì. Sembra un Antonio Cassano dei bei vecchi tempi. Adesso dei va tempi d'oro, all'angolo e spacca la bandierina con un calcio. Eh sì, qua veramente veramente bravo, insomma, va sul soffitto con la massima tranquillità. Sono giocate che io devo dire un po' a mia discolpa e per non mi aspetto perché insomma vedere queste giocate ai miei rank non è così appunto come dire usuale, esatto, grazie per il termine. Quindi stiamo vedendo effettivamente. Oh, nel frattempo vediamo il gol della bandiera. Il gol della bandiera di Franco Depp, però non mettiamo subito le mani avanti, potrebbe essere il primo scalino verso la risalita. Esatto, o magari il primo e l'ultimo verso poi il baratro, però non lo sapremo mai, o meglio lo sapremo solamente continuando a vedere questi 3 minuti e 10 di partita. E vediamo un attimo, l'impressione è che l'aereo da un momento all'altro possa affondare il colpo letale in qualche modo, però però qua magari c'è una bella difesa, devo dire, della della macchina di Franco. Siamo riusciti a difendere abbastanza bene. E invece mentre qua vediamo il 5-1 che arriva praticamente da casa sua, Lele. Eh sì. Palla in spalla proprio qui e tranquillamente poco da fare. Io non mi aspettavo sinceramente riuscisse a mantenere una quota così stabile, ma probabilmente ho un pochino sottovalutato l'avversario in questo caso. Diciamo che prima da adesso potevo in qualche modo trovare delle scusanti dicendo che comunque i gol erano belli. In questo caso invece il gol è bello, per carità, ma io ci metto una discreta dose di scarsaggine, chiamiamola così, per farmi segnare in qualche modo. Però insomma Nel frattempo Franco, tu non puoi vedere, ma è in chat, è presente Flavius degli Harmony, appunto, degli, no? Harmony, giusto, che è stato anche MVP della finale di Atleta League di Rocket League, che fa ovviamente i complimenti a Lele e non a te, questo va sottolineato. E tra l'altro compagni di squadra, quindi insomma c'è un po' di ecco, quindi c'è, e quindi Lele effettivamente è stato commentato da te. Esattamente, Lele è stato commentato da me e tra l'altro per questo ti dicevo che secondo me non stavano giocando al massimo delle loro possibilità. Forse qui stiamo iniziando a vedere un qualcosa che si avvicina vagamente a quello che potrebbe essere il loro massimo, ecco. Va bene, quindi va detto quindi che per sfidare Franco Depp 99 ci vuole ben più delle abilità necessarie nella finale di Atleta League? Stiamo dicendo questo? Non lo sappiamo, non lo sapremo mai probabilmente, ma quello che ha messo in campo sicuramente a parer mio era qualcosina in più. Ho avuto questa sensazione. Va bene Flavius, allora ti salutiamo, anche per noi Franco è sempre nel nostro cuore ovviamente. E ci rivedremo presto, ragazzi, ovviamente, perché abbiamo visto, ci avete fatto vedere un assaggino anche voi, qualche piccolo spoiler forse di Atleta League Season 3, e quindi a questo punto non vediamo l'ora di verificare. Ma nel frattempo è arrivato il quinto gol di Lele, immagino, perché io sto vedendo la chat di Twitch, mi sono perso forse. Assolutamente sì, è arrivato e vedo che abbiamo già pronto un eventuale terzo sfidante. Abbiamo già un terzo sfidante addirittura. Abbiamo già un terzo sfidante, sì, qui è incredibile. Pazzesco, vedi poi il generale
come li mette tutti in riga all'appello, neanche fosse l'alzabandiera mattutino. Quindi, chi è il terzo sfidante? Vabbè, si chiama così, l'alzabandiera. Non mi guardate così, si chiama così. Come? Sì. Senitafe invece è il terzo sfidante per questa sfida a Franco Depp 99. E... Siamo pronti. Siamo pronti, quindi possiamo... Lui ci tiene Senitafe, la pronuncia corretta, per cui attenzione. E anche io la sbaglio sempre. Scusami, quindi... com'è la pronuncia corretta? È Senitafe. Mettiamo, non mi confondete, che sono. È una settimana Senitafe. Che sì, segue le mie live e io sto cercando di imparare la corretta pronuncia. Se voi adesso mi confondete alla fine, perché io da domani, altrimenti ricomincio da capo e ricomincio a sbagliare. Poi, hai ragione, lo sbaglierò almeno altre 15 volte nei prossimi 3 minuti. Anche io probabilmente 15 volte nelle prossime, diciamo, 15 va giornate. Vabbè, ma detto, adesso lo vedremo sfidarti, quindi vedremo il nome un po' più spesso, vedrò il nome un po' più spesso, cercherò di non confonderti più del dovuto. Nel frattempo io non mi dimentico che avevamo un discorso in sospeso. Esattamente. Sulle forme delle macchine, delle, no? macchine. E come queste possono impattare sulla macchina, sulla palla. Sì, diciamo che fondamentalmente, come ti stavo dicendo, non è tanto la forma che noi vediamo a influire poi su come noi appunto andremo ad impattare il pallone, bensì è una sorta di, si chiama appunto hitbox, un parallelepipedo fondamentalmente che si trova internamente alla macchina e che è invisibile, che a volte coincide meglio o peggio con quella poi che è la forma esterna, ed è poi quella che va a colpire il pallone. Tant'è che ci sono delle macchine che a livello di forma rispettano meglio la hitbox, cioè quello che vediamo è effettivamente più, come ti posso dire, conforme poi a quello che è la hitbox, e quindi come effettivamente la macchina poi colpisce il pallone, e alcune invece che sono meno rappresentative poi dell'hitbox appunto che hanno, e questo diciamo rende una macchina più giocata, meno giocata, più piaciuta in generale o ok, però quindi l'hitbox delle macchine di Rocket League è sempre lo stesso, poi varia la sua, cioè ci sono diversi tipi di hitbox, sono, se non sbaglio, 5 o 6, qui magari dalla chat mi possono correggere, e ci sono magari delle hitbox, quindi dei parallelepipedi più bassi ma più lunghi, alcuni magari più alti e più larghi, e eccetera, sono principalmente 5 o 6, e quindi poi le varie macchine, a seconda della forma esterna, il team di sviluppo cerca di farvi appunto di abbinarla ad una delle hitbox che risulta più come adatta, ti posso dire, insomma, più adatta, attinente, sì, alla forma estetica, sì, poi della skin. Quindi sì, effettivamente ha un ruolo, ha decisivo, un ruolo, la forma, sì, importante. E tu ti trovi meglio con una hitbox piuttosto che l'altra, un'altra? Assolutamente sì, io diciamo che gioco, la macchina che mi vedi appunto giocare si chiama la Fennec, che è una macchina che è stata desiderata tantissimo sin da quando è uscita, ma poi diciamo ha avuto il suo massimo splendore al momento dell'uscita del free to play del gioco, desideratissima da tutti praticamente, perché si dice essere tra le macchine appunto più piaciute in generale, quindi tra le più in qualche modo desiderate, tant'è che il valore era salito alle stelle, e dico alle stelle ovviamente per rimanere in termini di gioco, perché hanno un rispettivo valore in crediti, che poi è la valuta con la quale appunto si va a comprare le skin, a comprare, esatto, sì. Ed è Hitbox Octane, che è sempre un'altra macchina molto, è molto giocata, diciamo, tra le più giocate, che poi è quella rappresentativa di Rocket League, che se cerchi Rocket League esce quella macchina, fondamentalmente, su Google lì. La prima immagine è la Octane. Okay, sì, quindi... il gioco principalmente quella, sì, perché mi trovo bene, diciamo, con le altre non ho mai fatto molta pratica, quindi non mi trovo molto. Sono una persona molto, come ti posso dire...
abitudinaria in qualche modo, e allo stesso tempo per allenarmi ci metto tanto. Una volta che ho preso l'allenamento vado abbastanza a memoria, ma per arrivare, diciamo, a un determinato livello ci metto abbastanza nei videogiochi. Quindi se io dovessi cambiare macchina sarebbe la fine. Tant'è che ho un comando in chat su mentre streamo, che è proprio una macchina casuale, e lì, diciamo, entra il fattore X, che qualora qualcuno dovesse riscattare questo comando, io sono costretto a usare una macchina casuale, quindi vorrebbe dire perdere la prossima partita. Di qualsiasi, diciamo, partita poi si dovesse trattare, competitiva, privata. Nel frattempo che aspettiamo quindi l'inizio della nuova sfida, c'è Aimurel, sì. Che ti fai complimenti perché sei fortissimo con qualsiasi hitbox. Sì, adesso sì. Con qualsiasi hitbox, sicuramente con qualunque sfidante forse. Ah, e c'è poi, staremo a vedere, c'è poi, Vischio, levami l'evidenza da questo, ok, Duxir, grazie, che ti ha elencato tutte le hitbox di Rocket League, vediamo se le sai a memoria, Franco. Allora, come a scuola, le province della Lombardia, queste invece sono le hitbox di Rocket League. Delle macchine di Rocket League. Allora, sicuramente c'è la Octane che abbiamo appunto elencato. Poi dovrebbe esserci Dominus, sicuramente. Poi ci dovrebbe essere l'hitbox Merc, credo si chiami così, se non vado errato. Flavius me l'ha detto che erano 6, quindi ne mancano 3 all'appello. A questo punto mi sembra dovrebbe esserci l'hitbox Breakout, che se non vado errato si chiama Plank, in teoria, sì. In gergo tecnico. E le altre due mi mancano all'appello. Mi verrebbe da dire Batmobile, ma non so se ha un nome tecnico o se magari rientra nell'hitbox Plank. Qua c'è un Hybrid anche. Ah, Hybrid, giusto, è vero, la hitbox ibrida, che poi quella lì, diciamo, varia a seconda poi della macchina, è vero. Cioè, nel senso, è ibrido, non rientra in nessuna delle categorie precedenti. E l'ultima, purtroppo, mi manca all'appello, quindi dovrete perdonare. Flavius dice che l'altra è Plank, non è Breakout, attenzione. Esatto, perché esatto. Plank non è Breakout, cioè sono due cose differenti. E niente, abbiamo sbagliato. Allora, l'avevamo elencate tutte con un errore, ma erano state quantomeno citate tutte, dai. Questo è un 26, questo è un 26. Lo accettiamo. Per Franco il 26 si accetta, che miseria. Insomma. 26 quanto studente accetta, di ingegneria, il 26 è miraggio, ti dico, quindi... Ok, allora, va bene, allora, nel frattempo salutiamo Candy, Duxir, che abbiamo già citato, che sono qui in chat a controllarti, Franco, soprattutto a puntualizzare ovviamente qualsiasi sbavatura. Sei pronto per la terza sfida? Siamo prontissimi. E allora direi di partire, se dovrebbe essere sì. Già dentro, mi dicono. Sì, siamo già dentro, eccolo qui, lo vedo entrare e direi che siamo pronti. Qui conta alla rovescia, 3, 2, 1 e siamo pronti a partire. Eccoci qua. Rimarremo con il dubbio per adesso sulla Batmobile, quindi se sia Plank o Blackout. Però nel frattempo... Credo sia Plank comunque, perché se Breakout è Breakout, allora molto probabilmente Batmobile, adesso magari complico ancora di più le cose, da 26 passiamo a 24, però in teoria dovremmo circa esserci, magari sbaglio. Magari no. Allora, magari nel no, frattempo magari no. Siamo al quarto minuto e 30 secondi, o meglio, mancano ancora 4 minuti e 30 secondi, e Franco questa volta si porta in vantaggio per la prima volta in questa sfida interna. Franco Depp 99 si trova in vantaggio, un gol a 0. Questa è un'emozione, questa è un'emozione, lo dobbiamo dire. Ringraziamo tantissimo Zenitafe per averci offerto la possibilità, insomma, di andare in vantaggio, e questa probabilmente è la prima e speriamo non l'ultima volta che riusciamo appunto ad andare in vantaggio. Noi ce la curiamo, attenzione, perché niente. Zenitafe però qua non si fa cogliere impreparato, ruba palla immediatamente,
come un Sacchi dei bei vecchi tempi, rimonta su e la infila a Franco Depp per il pareggio. Eh già. E qui è stato bravo. 1-1 e di nuovo macchinine al centro. Io nel frattempo vorrei ringraziare Duxir dalla chat. Potevo ammettere. Che enciclopedicamente sta tirando fuori tutti i tipi di macchine con tutte le tipologie. Ci conferma che la Batmobile è Plank, sì. E poi ovviamente fai i nomi di tutte le altre. Tutte. Mi sto facendo appassionare. Possiamo aprire ormai un glossario di Rocket League. Esatto. Nel frattempo c'è il 2-1, attenzione, allora, nel frattempo, si però, in Franco Depp non vuole lasciare il campo e ribadisce in qualche modo il proprio vantaggio. Ecco qui, adesso è duplice vantaggio, va benissimo così. Questo è un duplice vantaggio. A casa mia questo gol in particolare ha un nome e un cognome che non staremo a replicare, però va tutto a vantaggio delle abilità ovviamente di Franco. Nome e cognome anche nobile, perché poi c'è l'articolo nobiliare in mezzo ovviamente. Immaginavo avevo intuito fosse, diciamo, proprio appartenente a quella determinata casata, appunto, quella che ha dato i natali a innumerevoli personaggi. Ma qua abbiamo una partita da seguire, mentre in chat immagino che abbondino gli esempi e le citazioni. Ma qua Franco Depp stabilisce in qualche modo, stabilisce una posizione. Questo è un gol importante, perché ti mette al sicuro e ti permette di giocare questi 3 minuti rimanenti con una discreta calma, serenità. Chissà se Zenitaph non... l'ho detto bene? Benissimo, Zenitaph, perfetto, okay. Sarà contentissimo. Bene, no, forse un po' meno visto il risultato, però in questo momento non possiamo fare altro che sperare che possa recuperare per il bene ovviamente della sfida e dello spettacolo. Dello spettacolo. E dello sport, perché qua non siamo di parte per niente. Franco, ricordiamocelo. Assolutamente d'accordo. Da dire che ne avevamo chiesto che uno si sta mettendo molto sulla difensiva. Ah, vedi. Giustamente dalla chat avevano chiesto qualcuno che permettesse a Franco di vincere. Ed è arrivato. Ha preso in qualche modo questo ruolo, no? Questa responsabilità sulle proprie spalle, anzi sulla propria carrozzeria. Ed è lui in qualche modo che ha il compito di mostrare tutte vincere. Le abilità di Franco Depp. Sì, esatto. Tra l'altro, Zenitaph, voglio spezzare una lancia a favore di questo ragazzo, che ultimamente mi sta capitando spesso di giocare appunto con o contro di lui, e sta avendo un bel, diciamo, una bella crescita da un punto di vista del gameplay. Qua nel frattempo il maestro insomma, non può far altro che non farsi superare dall'allievo. C'è ancora tempo per l'allievo, c'è ancora tempo per Zenitaph sicuramente. Però questa volta GG a Franco Depp, che la portiamo a casa, almeno questa, insomma, bella partita anche da parte di Zenitaph, che tra l'altro quando sbagliamo anche lui ne approfitta e segna, quindi il gol della bandiera c'è stato e insomma rappresenta sicuramente molto, quindi complimenti anche a lui, che secondo me piano piano, ti dico, siamo stati fortunati a farla oggi questa sfida, perché se avessimo forse rimandato di qualche settimana, probabilmente anche lui sarebbe anche stato lui, tra i... Anche lui avrebbe dato... filo da torcere, sì. Sarebbe stato tra i papabili per portare a casa la vittoria. Io faccio questo pronostico, questa piccola scommessa su questo ragazzo, che secondo me può crescere e può migliorare. Senti, ma nel frattempo invece mi apre a una nuova domanda: che tipo di giocatore è
Franco Depp su Rocket League, ovvero facendo, a me vengono naturali metafore calcistiche, no? Quindi è più un giocatore difensivo, più di attacco, preferisce... Abbiamo visto che i tetti proprio no, il soffitto non è il tuo terreno di gioco. Assolutamente, diciamo. No, sì. Ma hai, sì, diciamo, qualche zona di campo che prediligi? Allora, io dipende molto dalla giornata, come ti dicevo, e da quel famoso vento che ti citavo. E ti dico, in determinate giornate mi sento particolarmente ispirato e quindi, diciamo, sia la fase d'attacco che la fase difensiva, per i miei livelli ovviamente, non voglio assolutamente vantarmi, non mi permetterei mai, mi trovo abbastanza a mio agio. Altre volte invece, ecco, sono un disastro totale. Sono un giocatore poco costante, che in termini calcistici purtroppo non seguo abbastanza il calcio da poterti fare un esempio, ma sarei quel classico giocatore che tutti quanti vedono come tipicamente mediocre, nel senso che fa il suo, non è di certo il peggiore ma neanche il migliore, ma ultimamente, diciamo, ti regala delle grandi emozioni, invece tante altre volte, insomma... sono solamente a me sono venuti a me ovviamente sono venuti tanti nomi in mente, non li faccio, sì, sì, perché altrimenti poi ovviamente si creano le tifoserie, si possono creare le tifoserie in chat, quindi invito gli amici in chat a tirar fuori paragoni calcistici di all'interno del raccordo anulare, si chiamerebbero scarpari in qualche modo, esatto, o comunque, esatto. Quello del 6 in pagella, quello, sì, che il 6 te lo strappa sempre, quello che al fantacalcio ce lo butti sempre in mezzo perché comunque la sufficienza è garantita. Però sì, no, diciamo. Vabbè, però Franco, ti stai comunque troppo abbassando i livelli, eh? Io non ho capito, all'inizio pensavo fosse esattamente, Flavius l'ha detto, Gagliardini può essere un esempio. Però all'inizio pensavo, Franco, tu volessi mettere le mani avanti, ma no, ti stai un po' tirando troppo stracci addosso. No, assolutamente, perché semplicemente Rocket League è un gioco che veramente necessita di tanto, almeno dal mio, diciamo, modestissimo punto di vista, necessita veramente di tanto impegno, dedizione e costanza in diciamo, come ti posso dire, in un lasso temporale abbastanza ampio. E infatti nei miei momenti più ispirati, ti devo dire, sono un discreto giocatore, però in confronto poi a diciamo stelle del panorama italiano sono assolutamente effettivamente mediocre, ma mediocre con accezione ovviamente positiva, non assolutamente negativa, insomma una persona che si diverte a giocare e ogni tanto, ecco, regala anche delle giocate interessanti, però poi delle altre volte, magari dopo quei periodi un po' più da divano più che da joystick, magari può regalare la prestazione un po' così, ecco, definiamola così. Vabbè, ma chiaro, quello c'è poi quando un atleta passa il momento di relax, giustamente perde tono muscolare, perde esatto. anche prontezza di riflessi e quindi ne risentono le prestazioni. Nel frattempo però abbiamo un nuovo sfidante, assolutamente, sì. Direi che a questo punto vediamo se sia l'ultimo oppure no, poi chiederò al notaio conferma sulla la coda di attesa. Lui è Zairen, esattamente. Zairen, anche qua speriamo di aver azzeccato la pronuncia. Esatto, Stev, grazie Stev per averlo sottolineato. Salutiamo tutti i Gagliardini, i parenti, gli amici di Gagliardini, non ve la prendete a male, ovviamente sappiamo tutti che Franco è molto meglio di Gagliardini, almeno per quanto riguarda il contesto di Rocket League. Speriamo, almeno quello. Giustamente, poi magari scopriamo che il Gagliardini invece è un pro player, abile giocatore di Rocket League, sì. Di Rocket League. A quel punto invece lo invitiamo qui in live a sfidare Franco Depp. Volentieri sarebbe, insomma. Poi, ok, vedo che Zairen è pronto. Chi è da 6 in pagella. Esatto, in quel caso, ecco.
Vedo che Zairen è pronto, possiamo tuffarci nel campo di gioco mentre sì, sì, io direi di passare subito al terreno di gioco. Riley, no dai, Borja Valero è un altro livello, o lui ogni tanto qualche sette lo strappa, anzi forse lo strappa. Nel frattempo siamo di nuovo qua, siamo di nuovo nel terreno di gioco di Rocket League, e Franco Depp di nuovo alle prese con uno sfidante della community di Rocket League, tra chi segue, insomma, tra gli appassionati e chi segue Atleta League sulle sue pagine social, quindi Instagram, e chi ci segue qui su Twitch. Ovviamente lasciate un follow, seguiteci per vedere tutte le altre sfide in cui Franco Depp prenderà schiaffoni dai propri utenti. Assolutamente. No, devo dire invece che questa quarta sfida sembra molto più equilibrata, vero? Parte con un piede equilibrato, esatto. Esatto, sì, sì. Devo ammettere anche io, ecco, Zairen anche mi era capitato già di sfidarlo e non mi ricordo, devo essere sincero, non mi ricordo molto bene come fossero andate le precedenti partite, ma in questa sta dando veramente il meglio di sé, e questo mi fa assolutamente piacere, perché vuol dire che non mi sta sottovalutando. E ha fatto, però qua invece ti sei fatto infilare un bravo po'. Lui, oddio, è sì, bravo, è lui, sì. Bravo lui che si è portato la palla da casa, come detto anche prima, e la infila a porta vuota, insomma, anche abbastanza sì, facile in quel contesto. Ma invece la macchina di Zairen sembra diversa, assolutamente. Niente da fare. Io purtroppo sulla battuta, che poi in gergo appunto inglese, come vogliamo dire, in gergo tecnico, quindi anche di Rocket League, ma anche per altri sport, il kickoff, ecco, è molto più forte di me, lo devo ammettere. Io purtroppo è il mio punto debole. In 1v1 tutto si basa, o meglio, l'inizio appunto di un'azione dopo il gol si basa sul kickoff, e io purtroppo sono estremamente debole. Nel kickoff, però, nonostante questo, adesso riusciamo a segnare, quindi sto però zitto, poi ti riprendi insomma, esatto. in azione, è giusto. È giusto anche così. Questo gol di rapina si sarebbe detto un tempo, sempre per tornare ai paragoni calcistici, che però insomma tutto rispetto, c'è chi ci ha vinto campionati e scarpini d'oro, ma qua Franco invece rimette il punteggio il tabellone al punteggio iniziale, si torna sul pareggio 2-2 e macchinine al centro, esattamente, anche qui, anche con un bel, ecco, mi auto incenso in qualche modo con un bel gesto tecnico, e quindi sono contento, ecco, ho preso il mio 6 in pagella per questa partita. da qua è tutto in discesa. Sì, assolutamente, insomma, comunque vada la partita, il nostro l'abbiamo in qualche modo fatto. No, ovviamente no, si cercherà di vincere in ogni modo. Senti, ma quindi ti reputi forse più un giocatore da team che da 1v1? Assolutamente sì, diciamo che l'1v1 non è una modalità propriamente competitiva su Rocket League, nel senso la modalità competitiva per eccellenza, quella diciamo che poi diciamo sulla quale si sviluppano le principali competizioni, è appunto il 3 versus 3, quindi sì. Diciamo che l'1v1 è... E qua vediamo anche il terzo gol di Franco Depp, perché non lo facciamo passare come se fosse acqua sotto i ponti, no? Esatto. Segnaliamolo, che assolutamente. A tuo dire lo sfidante in questo caso è più forte di te in qualche modo, però insomma te la stai portando a casa egregiamente. Ce la stiamo cavando e per fortuna, oserei dire.
Oh, qui riusciamo anche in un gol. E qui mi sa che, diciamo, torniamo sempre a quella famosa casata, appunto, alla quale facevi riferimento. Perché non era voluto troppo. Ma... qua te la sei portata, hai gestito il pallone, c'è stato anche un contrasto nell'area piccola. Insomma, su, qua c'era molto di più. Sì, no. Decisamente, sicuramente meno banale in termini di gol, ma poi in termini di, diciamo, quello che era nella mia mente, quello che poi si è effettivamente verificato, c'era qualche piccola discrepanza, ecco, diciamo così. Ma insomma, basta non dirlo e nessuno, insomma, si rende conto, palla... perché voglio essere onesto. La palla è tonda e quella sa dove andare. Esatto, assolutamente. Senti, ma invece appunto nel contesto 3v3, che ovviamente è la modalità più affine al mondo competitivo e sicuramente quella più competitiva all'interno di Rocket League, esatto. Ci vuoi poi raccontare meglio i ruoli dei giocatori, una squadra di Rocket League? Sì, esatto, i ruoli che assumono i giocatori e come questi si possono cambiare, possono variare all'interno di una partita anche. E okay, quindi... qua Zairen accorcia le distanze quando manca un minuto solamente. Eh già, prova a riacciuffare il risultato. Se finisce il tempo vince chi ha più punti, chi vero? Ha più gol, si arriva sì, comunque assolutamente a 5. Sì. Ok. Sì. Okay. Diciamo che la regola di 5 è una regola che non è ufficiale, è una regola che utilizzo io per dare più spazio appunto a persone, a ragazzi appunto che sono in live, che magari se le partite durassero per un tempo appunto di 5 minuti tra un gol e l'altro durerebbero poi troppo. Invece così facendo, eccolo qui il quinto gol, così facendo qui, invece si riesce a dare più spazio. E qui invece Franco Depp se la porta a casa. E Franco Depp, il democratico, visto che vi ha permesso a tutti di sfidarlo con questa regola dei 5 gol. Dei 5 gol, sì. Quindi nessuno potrà lamentarsi che non è riuscito a sfidare il buon Franco. Ogni volta che ti vedo con questa maglietta ho un moto di piacere, non posso negarlo. No. Ok, ci fa piacere anche a me, lo devo ammettere. Mi fa piacere indossarla e insomma che susciti queste emozioni. Allora, senti, nel frattempo controlliamo se comunque ci dovesse essere un ultimo sfidante, perché a questo punto siamo sul punteggio di 2-0, diciamo, anzi di due pari tra Community e Franco Depp. E Franco. Quindi ci potrebbe mancare una bella per determinare quindi il risultato finale. Ovviamente adesso arriverà il non plus ultra di Rocket League a farti, speriamo, la pelle a farci sì a farci proprio perdere definitivamente la faccia e stiamo a posto, insomma. Senti, però stavi dicendo dei ruoli in campo, dei giocatori. Sì, stavo... Appunto, io che si sarà capito, lo avranno capito anche dalla chat, conosco poco questo gioco, però ne approfitto ovviamente, approfitto di questi momenti per conoscerlo meglio e mi interessavano appunto i ruoli anche in campo. Sì, diciamo che ecco, Rocket League da questo punto di vista è differente rispetto al calcio oppure agli altri sport di squadra, proprio perché diciamo che non c'è un ruolo vero e proprio che il singolo giocatore all'interno di un team va a ricoprire, nel senso, tu prima facevi riferimento a attacco e difesa, ecco, un giocatore di Rocket League deve saper fare entrambe appunto le fasi, sia d'attacco sia di difesa, proprio perché immaginati, adesso lo spiegherò in un modo assolutamente sbagliato, però cerco di renderti in qualche modo l'idea. Immaginati tre giocatori disposti a triangolo, con due magari che possono essere o nella parte appunto avanzata del campo o nella parte appunto difensiva, a seconda di come l'azione si sviluppa, e quindi il terzo che si distacca da questi due. Fondamentalmente si deve venire a creare una sorta di rotazione, nel frattempo gesticolo con le mani per cercare di rendere, quindi l'attaccante
che sta svolgendo la fase d'attacco, nel caso in cui il tiro non dovesse essere efficace, quindi creare il gol oppure creare una situazione di comunque difficoltà per gli avversari, in quel caso tende a rientrare in difesa per dare modo al terzo, che in quel momento stava rimanendo dietro, di appunto attaccare nuovamente appunto il pallone. Quindi è complicato da questo punto di vista, sarebbe molto più facile magari farlo vedere con una in una partita effettiva vera e propria, però c'è una sorta di rotazione, quindi si cambia e tutti quanti i giocatori devono sia attaccare che difendere, e è proprio l'armonia e quindi la correttezza di questa rotazione che poi ti dà la possibilità di essere più efficace su più palloni, più quindi incisivo sulle azioni di gioco e magari appunto sviluppare una pressione tale da poter vincere la partita segnando gol, eccetera. Ok, quindi è molto molto dinamico anche l'equilibrio all'interno, sì, di una squadra stessa. Allora, nel frattempo noi avremmo il prossimo sfidante già selezionato. In realtà ne abbiamo anche diversi in chat. Lui è Slev, spero che anche qui la pronuncia sia corretta, non vedo perché in quali altri. Lo conosci invece Slev? Sì, lo conosco anche lui. Okay, e lo ringrazio per essere presente, insomma. Ok, lo ringraziamo, lo salutiamo. E Franco, dimmi tu, per me questa potrebbe essere la bella. E ci sono anche Wiki. Sì. Matti Best che fremono. Vediamo se riusciamo a farne altre due. Ma sì, io direi che se sono iscritti adesso e se per voi ovviamente non ci sono problemi d'orario, io direi che Wiki e Matt, insomma, se si sono presenti ancora, magari cerchiamo di sbrigarci e cerchiamo di farli giocare. Con la regola di 5 gol in teoria ce la dovremmo fare. Ma sì, va bene. Allora, Wiki e Matt sono i prossimi in coda dopo Slab, poi... potremmo proclamare la sfida conclusa in un certo senso. Sì, sì. Quindi possiamo entrare qui. Esatto. Siamo pronti, possiamo entrare quanto ti pare. Zenitef, nel frattempo ti salutiamo, GG ancora, e Franco ovviamente ti ringrazia per averlo fatto vincere, indubbiamente. Esattamente. Però a questo punto siamo curiosi di conoscere il livello di Slab, perché qua abbiamo visto nell'arco di quattro partite anche molto differenti tra di loro, diverse per macchine usate, abilità messe in campo, anche capacità di Franco di mantenere il controllo del terreno di gioco. Qui parte subito molto aggressivo porta immediatamente in vantaggio sull'1-1 quando sono passati appena poco più di 30 secondi all'inizio. E meno male, dai, iniziamo con il piede giusto questa sfida contro Slev e ci fa sicuramente piacere. Ecco, il primo gol fa un po' effetto anche sonnifero, come dire, perché magari ti fa stare troppo tranquillo e non bisognerebbe mai, o almeno a me fa questo effetto, però mi dà anche quel pizzico di tranquillità che mi fa affrontare poi un pochino meglio la partita, quindi è importante, è molto importante. No, certo, mettere subito in chiaro le cose è fondamentale, l'importante è non adagiarsi sugli allori. Esatto. Rispettare l'avversario, che non mi sembra dell'opinione giusta, però Franco si porta, devo sul dire, anche abbastanza facilmente sul 2-0 senza troppo colpo ferire. Palla al centro, di nuovo le due macchinine si riaffrontano e questa volta Slev prende l'iniziativa. Questa volta sì, decido di non partire, tante volte si usa appunto fare così per magari farsi passare la palla da un avversario che non si aspetta, e invece niente in questo caso. E invece... La scelta è sbagliata, esatto.
Poco da fare. Strategia sbagliata per Franco, che cede in qualche modo la palla all'avversario e Slab non se lo fa chiedere due volte. Ne approfitta accorciare le distanze. Stavolta è lui che mi copia, attenzione. Vorrei far notare, forse per farti vedere come effettivamente doveva essere applicata quella tattica. Esatto, della serie non è così che funziona, ti faccio un attimo vedere io. Però invece no, perché Franco recupera prontamente il pallone dalla propria porta, se lo porta verso quella avversaria e infila in rete per il 3-1. E qua devo dire che la sfida prende una piega ben precisa. Speriamo, non adagiamoci come tu hai giustamente detto. E niente, mi sa che non partire sulla battuta, sul kickoff, sfocia sempre poi in un gol subito. Quindi abbiamo visto anche adesso che siamo partiti entrambi, nessuno dei due vuole più concedere la possibilità all'avversario di segnare, mi sembra anche perché in un 1v1 partire così no, cioè ti lascia un po' da solo, no? Qui attenzione, un'azione difensiva di Franco Depp sulla linea di porta scongiura il 3-2. Abbastanza dicevo, no, magari io una tattica più efficace in team che non in solo. Guarda, questa me la venderei come proprio contenuto. Qui è come quando Messi tirava le punizioni sulla traversa, no? Qua ricorda Florenzi quasi. Un po' ricorda Florenzi. Esatto, questa è un altro nome sta, da 6 in pagella, ovviamente. Beh, sì, dai, sì. 6 anche forse un pochino di più. 6 forse un po' Anche di più per il cuore, diciamo. Il cuore cuore che ci mette Slab, ma il cuore che non basta, perché Franco Depp chiude ancora una volta sul 5-1 e così si porta su un punteggio totale di 3-2, giusto? Esatto. 3-2. Esattamente. Nella sfida con la sua community. Complimenti comunque a Slev che gioca anche lui un'ottima partita. Devo dire, stasera delle belle partite mi stanno piacendo e sono contento, sono particolarmente contento di affrontare appunto in questa modalità e in questi panni, insomma. Quindi ci fa piacere, ci fa molto piacere. E qua Matt già tira la sfida, perché è l'ora del 5-3, giustamente. Non si fa trovare impreparato in quanto ad agonismo. Adesso vediamo se sarà lui o Wiki a sfidarti per primi. Chi tra di loro? Slev, nel frattempo, GG a te anche. Assolutamente. Vedi, Slev ha appena cambiato il pad da Xbox a PS4, forse. Ah, e allora, ragazzi, in chat, allora qui le cose cambiano, c'è da dire, la differenza è abissale, cioè almeno per me, se mi dovessero dare un pad PlayStation 4, io che gioco da pad appunto Xbox, e ti dico, sarei un disastro, quindi, eh sì, cambia la posizione degli analogici e non è facile. Vabbè, risfideremo Slab quando si sarà un po'... avrei recuperato dimestichezza con il pad del PS4. Nel frattempo c'era un vischio selvatico. Franco mi ha interrotto, ma non è colpa sua, è che non mi sente molto bene, purtroppo. Comunque, per tutti quelli che vogliono partecipare, vi è stata inviata nella posta di Instagram il codice della partita, quindi se l'avete ricevuta potete entrare in game. Direttamente in game, perfetto. Quindi Matt, Wiki, che si erano messi in coda, potete procedere. Diamo precedenza a uno dei due o passiamo direttamente a tutti contro Franco? Chi arriva prima meglio alloggia, come giustamente mi sembra di vedere un Matt già pronto. Matt, diciamo, brucia tutti sul tempo, quindi è lui il primo. Andrei subito quindi a vedere, a gustarci quella che è la sesta sfida di questa serata. Io sono in partita, infatti Matt
ti vediamo. Yamat, attenzione, ah, è già partita, perfetto, scusatemi, non mi ero addormentato e che non seguivo il game, stavo curiosando nella chat, che sono sempre fin troppo curioso di leggere tutti i messaggi. Come lo vedi Matt invece, Franco? Matt lo vedo molto molto bene, devo dire, lo conosco bene tra l'altro, ci sfidiamo molto molto spesso e ti dico, scegliere un vincitore, cioè se dovessi io scegliere un vincitore in questa squadra, adesso non perché conosco Matt o perché insomma sto parlando di me stesso, ma fare prima a lanciare una monetina e a vedere quello che succede piuttosto. Beh, allora che scegliere io che possiamo lanciare un sondaggione nel frattempo in chat, già lanciato dal buon Vischio, mentre qua invece Matt è già lanciato verso una possibile un'eventuale vittoria. Comunque, vittoria nel frattempo mette un gol in saccoccia. Eh già, questa volta è lui a passare in vantaggio. Speriamo che, insomma, come avevamo detto prima, può fare sia un po' effetto sonnifero il gol di vantaggio o viceversa. Attenzione! Speriamo in questo. Qua, è pericoloso, scusami, ma era l'emozione. Era tutto calcolato. Mi sono emozionato, ho visto un gol fantasma. Lì, finché, come nel calcio, finché la palla non taglia completamente la linea di porta, non si può dire gol. Quindi. Meno male, tra l'altro, altrimenti qui il risultato sarebbe rigore già stato. Rigore è quando arbitro fischia. Esatto, per citare, sì, un altro grande maestro. Allora, qua nel frattempo vediamo un'azione che si svolge, per un attimo si è svolta compulsivamente sul soffitto, terreno che abbiamo scoperto non essere congeniale per Franco Depp, che però qua infila il gol del pareggio e riporta Matt al suo posto. Esattamente. Qui devo dire un 1-1 che ho desiderato e per fortuna siamo anche riusciti a trovarlo. Ho sfruttato, diciamo, un pochino la conoscenza che ho del modo di giocare di Matt per mettergli una palla che pensavo potesse essere difficile. Effettivamente avevo un pochino ragione, o almeno il gol così ci dice. Ah, ok, va bene, ma come dicevamo prima, sfruttare le debolezze dell'avversario non è peccato. Assolutamente. Tanto no. Più se lo si conosce, anche perché possiamo dire che vale lo stesso per lui, no? Conoscendo, conoscerà anche sì. I tuoi punti deboli, e forse uno era proprio questo, ma non riesce a sfruttare l'errore dell'avversario. Non bene evidentemente come hai fatto tu. Esatto, sì. Sì, e meno male, oserei dire. E meno male, aggiungerei, esatto. Qua un'ottima azione di difesa di Franco, che ha visto il pericolo fin da, diciamo, in largo anticipo. E con un giro largo, appunto, si è fatto trovare pronto sulla linea di porta a ribattere un gol quasi certo. Franco, vediamo qui quello che ci riusciamo ad inventare. Sono concentratissimo, ma con Matt è sempre così. Perché con Matt, evidentemente, ci sono trascorsi. Evidentemente, c'è già forse dell'attrito. Seppur solo agonisticamente parlando, quindi il nostro caster non vuole. Devo dare il massimo. Perdere concentrazione. Io qua ogni tanto. Ed eccolo qui il gol. È arrivato. Ce l'hai. È arrivato per fortuna. Ce l'abbiamo. Abbiamo segnato qui e ci siamo. Per fortuna abbiamo stabilito un vantaggio che forse ti può mettere un po' più serenità, ma mi raccomando, concentrato, perché se no poi tu passi in vantaggio, ti adagi. No, assolutamente in questa partita non chi si adagia è perduto. Non ce lo possiamo permettere, esatto. Lo sa bene probabilmente. Non gli lascerei troppo il fianco. Ricordati che sei in una buona condizione, in una buona situazione, perché
godi di un discreto vantaggio nel punteggio complessivo, però non bisogna qua, rischiare. Qua è un attimo. Però va detto anche che questa è la prima partita che arriva all'ultimo minuto, diciamo, esattamente, sì, con soli 3 gol, quindi confermato il pronostico iniziale, molto equilibrio. Eh già, con Matt è così, anche perché condividiamo più o meno poi un livello molto molto simile. Ed attenzione, ecco qua, infatti Matt a 30 secondi dalla fine recupera il punteggio di vantaggio e quindi riporta la palla al centro e costringe Franco Depp agli ultimi 30 secondi di spinta, insomma, di sfida. E adesso è difficile perché rimanenti. Lui ha il morale alle stelle, avendo appunto recuperato da una situazione di svantaggio. Io invece il contrario. Insomma, bisogna fare attenzione. Adesso infatti è Matt sicuramente più galvanizzato dal punteggio, anche se Franco continua a mantenere il possesso della palla, si ribalta. Matt ha la possibilità di chiudere definitivamente a 3 secondi dalla fine sul 3-2, incredibile. Matt riporta una vittoria, insomma, di tutto ancora spessore. Ancora tutto essere... è possibile. Io adesso ti regalo un gol che non ti aspetti, Giulio. Ma infatti non lo aspetto per niente, non lo aspetta neanche... Non aspetta neanche il gioco, perché è niente. Vince la palla che vince da terra. L'arancione, vince Matt. E quindi GG Matt, the best. Ragazzi, con Matt purtroppo c'è questo rapporto. Una volta vinco io, una volta vince lui. E sarà contentissimo. Bella partita da parte sua, ero in vantaggio di un gol, ha recuperato e non solo, porta anche a casa il risultato, quindi che dire, cioè assolutamente complimenti. Che dire se non GG a lui, però qua c'è Wiki che è già pronto a subentrare e quindi ci ritroviamo su un punteggio che ormai ho perso, ma chiedo 3-3? 3-3, sì, siamo sul 3-3, quindi fortuna vuole che sarà Wiki a determinare, cioè, o meglio, sarà la sfida con Wiki a determinare il vincitore tra Franco Depp e la sua community per quanto riguarda sì. Rocket League. Grazie Duxir che ci sostieni dalla chat con il punteggio. Franco, sei pronto all'ultima sfida? Vuoi riposarti siamo un po'? Vuoi un tè caldo? Non, tè caldo meglio di no, ma più che altro lo rifiuto cosa delle temperature esterne e interne di questi ultimi periodi. Come se l'avessi accettato, chiaro. Per quanto riguarda aspettare, ecco, diciamo che la mia paura è poi che mi si freddino, insomma, in qualche modo i polpastrelli. Quindi hai ragione perfettamente. Io non perderei l'abbrivio, insomma, agonistico. Andrei subito a questa settima e ultima sfida. Chissà che Wiki non sia altrettanto pronto e scattante. Probabilmente sì. Ahimè, mi tocca dire che In questa sfida il pronostico va a mio sfavore, quindi insomma... Il pronostico di Franco Depp va a suo sfavore, mentre Wiki segna già il primo di quelli che saranno probabilmente una caterva di gol. Speriamo di no, cercherò massimo di fare 5. Il possibile. Esatto, massimo 5, sì. Evideremo la figuraccia, non lo possiamo massimo sapere. Massimo 5, proveremo... no, perché possiamo arrivare a 9 volendo. Esattamente, no? Sì. No, questo giusto per puntigliare il buon Mattia Mingione dalla regia, che tutto vede, tutto tocca. Però giustamente possiamo arrivare al 5-4 finale. Quindi esattamente, sì. Un computo totale di 9 gol, che quindi, tornando a me per darmi ragione,
9 gol sono notoriamente una caterba, quindi ci stanno proprio. Esattamente. Mamma mia, qui riesco in una parata veramente. Nel frattempo, miracolosa. Io giustamente gioco con le parole con il regista, ma qua c'è chi gioca con macchinine e una grossa palla. E Franco ha tutta la responsabilità sulle spalle di vincere esatto, una sfida sì. contro la sua community. E qua, insomma, vuole far presente a Wiki che è in game, è in campo. C'è anche lui, e non è un caso che su 7, almeno 6 sfide concluse, 3 se le sia portate a casa. Anche questa comunque una sfida equilibrata, fino adesso combattuta, anche se Wiki sfrutta qua il terreno su cui il proprio avversario è più debole, ma non riesce invece a sfruttare l'occasione a infilare dentro. Franco ne approfitta quindi per portarsi sul terreno di gioco avversario, provare a dargli fastidio con un paio di rimbalzoni sulla carrozzeria. Ma niente, non riesce, non entra. Wiki si fa trovare ben preparato in difesa. Qui c'è l'ansia. Wiki, grande sfidante e probabilmente tra le sfide più difficili questa, che poi è, come giustamente detto, la bella. La bella deve essere tra le più complicate. Esattamente. Qua però Franco Depp strappa un pallone dalle ruote dell'avversario, che però torna. Io nel frattempo volevo ringraziare Duxir dalla chat che precisa: queste macchine si chiamano Battle Cars, e ovviamente ti ringraziamo per la precisazione, ma il direttore scherza, le chiama macchine perché sembrano piccole, non per altro. Sì, questo è puramente delirio mio da direttore. E poi un'altra precisazione minuscola proprio. Franco, se mi senti, come ti sembra il direttore come caster? Perché comunque vedo che segui le azioni per bene. Un tricasting per la nuova finale di Atleta League, che cosa ne pensi? Sto vedendo che effettivamente sì, un talento probabilmente inespresso. Vabbè, ma no, non è che uno diventa direttore così perché si sveglia la mattina. Esatto. È vero. Diciamolo. Sono quello che è giusto, mentre Wiki però qua si porta avanti, si porta a casa un 2-0 che a 2 minuti dalla fine è un risultato importante. Franco ce l'ha ancora in mano, Franco c'ha ancora il joystick in mano, quindi tutto non è ancora perso. Può succedere, però è difficile, soprattutto se qui... Ah, meno male... Ci togliamo, l'hai recuperata giusto in tempo. Beh, un tricasting no, comunque no, perché mi sentirei assolutamente io invece a disagio con Franco e Tops, che invece hanno dimostrato di saperla tenere e portare a casa, mentre qua invece Franco dimostra che in qualche modo la sua community, per quanto affezionata, per quanto lo possa seguire, ma non gliene fa scappare una. Ed è giusto. Da una parte è un vanto, posso dire, di avere una... che insomma, che la community di Rocket è una buona community, insomma. Ecco, che siano più forti di me è una gran cosa, mi fa piacere, mi fa molto piacere. No, ma lo dici ovviamente senza far trapelare neanche un filo né di invidia né di rosicazio, come dicono i latini. E mentre manca un minuto quindi alla fine di questa ultima sfida, probabilmente abbiamo già individuato, capito e compreso quale sarà il risultato finale. Quindi ti chiedo, Franco, Chissà. Un giudizio, mentre qua Wiki quasi stava per infila il quarto per il punteggio finale. Però ti chiedevo invece proprio un giudizio sulla community di Rocket League. Ovviamente tu ne conosci una buona fetta, una buona parte, però oltre a essere una community in crescita, come sappiamo, il gioco è sicuramente
in continua espansione, ma proprio dal punto di vista di chi la vive anche giornalmente. E qua Wiki porta a casa il 4-0 definitivo, come stavamo preannunciando, e quindi possiamo dichiarare, quindi in un certo senso, chiusa la sfida di Franco Depp con la sua community, che porta a casa il risultato. Quest'ultima porta a casa il risultato. Wiki non concede nemmeno il gol della bandiera assolutamente no, e fa bene, fa al bene. Buon Franco Depp, giustamente, perché quando uno fa un 4-0 con 4-0 vuole tornare a casa, quindi punteggio GG tondo, a Wiki, indubbiamente. Mi dicevi riguardo la community? Ti dicevo di come la valuti in qualche modo. Sei contento della community che ti segue? Sei contento della community che popola il gioco che ti appassiona? E, insomma, in generale, come sono i giocatori di Rocket League? Allora, sono contento ultimamente, principalmente per il fatto che ultimamente sta prendendo piede all'interno, appunto, della community anche un sentimento di, come dire, di spinta, quindi di partecipazione al competitivo, cosa che a causa anche dei numeri che non erano molto grandi prima del free to play in Italia, era poco sviluppato, quindi il competitivo. Ultimamente, grazie appunto alla trovata, secondo me geniale, appunto del free to play, si è dato modo di convogliare, quindi di portare un'utenza sicuramente più grande, maggiore, che ha permesso a tutti quanti coloro, diciamo, che si trovavano all'interno della community di ottenere i suoi benefici, che si trattasse, insomma, di giocatori competitivi o di gestori d'eventi o comunque di streamer, ma dei giocatori in sé, diciamo. C'è stato un completo rinnovamento e, come hai detto te, c'è questo sentimento c'è questa sensazione di espansione del gioco che non può che far piacere. E, ecco, se devo dire, è sicuramente la cosa che fa più piacere a tutti e a me, diciamo, particolarmente, perché sono sempre stato una di quelle persone che nel competitivo ci ha sempre creduto, per quanto riguarda, diciamo, dal momento in cui mi sono avvicinato al gioco, ma così come tanti altri hanno sempre fatto, appunto, in Italia, e vederlo così crescere non può che farmi piacere. L'unica cosa che, diciamo, tra virgolette, mi fa, se devo trovare proprio un dato negativo, un aspetto negativo, è la crescita molto grande che, come tutte le cose, quando, diciamo, è piuttosto incontrollata, può portare anche a fattori che non vorrei usare i termini sbagliati, che però insomma possono andare anche un pochino a rovinare magari l'esperienza di gioco in generale. Però, come in tutte le cose, ci sono aspetti positivi e negativi. Sicuramente sono contentissimo della community, per il fatto che sta crescendo e che, diciamo, dalle giuste persone sta venendo, insomma, in qualche modo educata anche a sostenere non solo quello che è l'intrattenimento, che è importantissimo come tutte le cose, perché è un settore che, come dire, traina, si fonda su quello. Insomma, mancasse l'intrattenimento, assolutamente sì, il settore game sì. Sì, però, ecco, anche il competitivo, secondo me, ha bisogno di prendere il suo spazio, perché, ecco, ho sempre creduto in Rocket League come titolo, perché secondo me ha molte, diciamo, molti aspetti in comune con quelli che poi sono magari dei giochi, quindi sempre da un punto di vista e-sport, che vanno molto bene, ma anche, secondo me, dei punti in comune con quelli che sono poi dei veri e propri sport. C'è la tematica della squadra, del gioco, appunto, di squadra, l'unione tra compagni, insomma, tutti quei fattori che possono, diciamo, essere... Ma guarda, Franco, io sono sicuramente d'accordissimo, scusami se ti interrompo, ma sono sicuramente d'accordissimo con te, perché poi da quel poco che ho visto del gioco Rocket League, la sua community, i suoi giocatori, devo dire che sono veramente appassionati, giocano, si divertono, insomma, quello è sicuramente l'importante. L'abbiamo visto anche, devo dire, qua stasera in chat. Oltretutto
Saluto Nikos che ci ha raggiunto, il capo degli ex Oven, quindi furono Oven. Siamo già a quel punto. Nikos, dacci sapere. Che sono, appunto, ricordiamo, sono stati finalisti e secondi classificati al torneo di Rocket League di Atleta League, castato da Franco Depp 99 a fianco del grande Tops. Del buon Tops. E non proprio tutti, ma nel complesso sì, che cosa? Ah no, ok, era un out of contest. E dopo il torneo abbiamo preso anche... Ok. Questo è Nikos che ci dà aggiornamenti. Ci dà aggiornamenti. Beh, io allora direi che la prossima volta sicuramente dovremmo fare un rematch Oven Harmony, visto che poi li abbiamo ritrovati con piacere in chat. Chissà se gli Oven sarebbero d'accordo, però insomma... perché no, qualche tempo è passato, come diceva giustamente Franco, in Rocket League basta un po' qualche settimana di gioco costante per accrescere le proprie capacità, le proprie skill. Esatto, Faber, sono perfettamente d'accordo con te. Meno male che in questa community ci stanno persone sveglie come Franchino. Immagino che ovviamente il riferimento sia a Franco Depp no, 99. Faber, quanto l'hai pagato, Franco? No, assolutamente, anzi lo ringrazio, e anche Faber è tra le, insomma, mi devo fare anche un pochino da parte, perché tra le colonne portanti, e quando facevo riferimento anche ad altre persone che hanno sempre spinto e diciamo sostenuto il competitive in Italia, facevo riferimento indirettamente anche a persone come lui, quindi no, non l'ho pagato e lo ringrazio veramente veramente tanto, insomma. No, ovviamente qua si sta a sì, ridere, sì, no? Anche a ridere e scherzare. Nel frattempo Nikos ci dà aggiornamenti sugli Oven o su quello che ne è stato il destino. Andremo sicuramente ad approfondire, perché non abbandoniamo né i caster né tantomeno i player, i finalisti di Atleta League, anche in vista della terza edizione. Franco, io allora dalla regia mi mandano cenni inequivocabili che il nostro tempo sta giungendo a scadenza. Io spero che questa sfida ti sia piaciuta, tu possa aver trovato motivi in più per crescere, per assolutamente aumentare le tue skill, ne hai sicuramente bisogno. Concordo, sono d'accordissimo. Va bene, allora prima di salutarci, ringraziare tutti, volevo ringraziare e salutare chi dall'altra parte ci ha dato una mano a portare avanti, a portare a casa questa streaming, questa sfida. Mattia Mingione alla regia, regista che tutto vede e tutto tocca, Nicolò Masini il generale dietro di lui, Vischio alla moderazione della chat, dall'altra parte in collegamento da casa sua, possiamo dirlo, Franco Depp 99, è stato un piacere riaverti qui con noi. Piacere mio. E speriamo di rivederci, risentirci al più presto. Assolutamente, sempre a disposizione, e ringrazio veramente per la fiducia e per queste, insomma, splendide occasioni, sia da un punto di vista, ecco, così del gioco e dell'occasione, sia per la possibilità, insomma, di conoscere persone che si impegnano in quello che fanno e soprattutto lo fanno bene, come voi, che fa sempre, insomma, molto molto piacere. Grazie tantissimo, Franco. Allora, grazie a voi, ragazzi. Non mi resta che salutare i più importanti, ovvero i ragazzi in chat. Grazie di essere stati con noi, grazie di aver condiviso con noi
la serata e le emozioni che ci hanno regalato le nostre sfide. Crinded Maxi, hai perfettamente ragione, sono d'accordissimo con te. Torna presto a trovarci anche tu. Tutti voi, non dimenticate di lasciare un follow al canale Twitch di Atleta League per altre sfide, altre interviste e tutte le novità che riguardano il torneo di Atleta League. Ciao ragazzi, buona serata! Grazie per averci seguito, se ti è piaciuto quello che hai visto lascia un mi piace al video e iscriviti al canale. Seguici anche su Twitch, Instagram e Facebook, i link li trovi in descrizione. Ciao, a presto!